Sconvolgente la pretesa di FIFA e UEFA nei confronti della Juve, dopo il durissimo colpo ricevuto per il nuovo mondiale. Mentre prima Ceferin e le istituzioni hanno fatto pressione sulla Juve, minacciandola di esclusione alle coppe, se non usciva dalla Superlega, ora la stanno implorando. Guarda tutto il video per l'assurda richiesta della FIFA alla Juve. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Cosa sta succedendo con il nuovo mondiale per club della FIFA? Il torneo, che dovrebbe svolgersi nell'estate del 2025 negli Stati Uniti, ha incontrato un grosso ostacolo: le trattative sui diritti TV con Apple si sono arenate. Questa mossa avrebbe potuto garantire alla FIFA un contratto da circa 1 miliardo di dollari, cifra notevolmente inferiore rispetto alle aspettative iniziali. E ora? La FIFA sta considerando di vendere i diritti del torneo a emittenti regionali, con esclusive per paese, ma questo potrebbe non essere sufficiente a calmare le acque. Ma perché la trattativa con Apple si è arenata? Secondo Bloomberg, ci sono stati problemi nelle negoziazioni e ora la FIFA è costretta a rivedere la sua strategia. Questo stallo alimenta i dubbi dei club sui premi previsti per la partecipazione al torneo. Alcuni club, tra cui la Juventus, sono stati già contattati per valutare se sarebbero disposti a partecipare per cifre inferiori rispetto a quelle previste. Ma la Juventus accetterà di partecipare a condizioni meno vantaggiose? Su questo aspetto vogliamo sapere il tuo parere. Pensi che la Juve debba accettare una riduzione dei compensi, dopo tutte le pressioni e i ricatti subiti da Ceferin e da Gravina? Scrivi il tuo pensiero nei commenti sotto al video. E la FIFA non demorde. Un portavoce ha dichiarato che ci sono molte parti interessate a collaborare e che stanno lavorando quotidianamente per massimizzare le opportunità per tutti gli interessati. La fiducia nel successo commerciale e sportivo del nuovo torneo rimane alta, nonostante le critiche e le preoccupazioni crescenti. Non possiamo dimenticare, inoltre, le critiche delle associazioni dei calciatori. Essi sostengono che il nuovo torneo sottoporrebbe i giocatori d'élite a un eccessivo stress fisico. Questa preoccupazione è valida, soprattutto considerando la densità del calendario calcistico attuale. La FIFA dovrà trovare delle soluzioni, e in tempi molto rapidi, perché i club meritano rispetto e che le promesse vengano mantenute.